Siamo con Enrico Marchi, presidente di Save. Presidente, siamo quasi alla fine dell'anno. Facciamo un bilancio di questo 2010? Beh, per noi è un bilancio soddisfacente perché siamo partiti pur con le difficoltà della crisi da cui pian piano stiamo uscendo degli ultimi 2 anni, però abbiamo un bilancio positivo. Pensiamo di chiudere il 2010 con una crescita intorno al 3% di Venezia e del 18% a Treviso. Un fatto importante è che in alcuni mesi, in agosto e in ottobre, a Venezia abbiamo superato i picchi dell'anno in cui abbiamo avuto più passeggeri, il 2007. Quindi sembrerebbe che il traffico sia o stia tornando a livelli pre-crisi. Questo ci incoraggia anche per l'anno prossimo. Sappiamo che state lavorando sullo sviluppo di nuove rotte, ci può dire qualcosa a riguardo? Anche qui mi collego con la domanda precedente, nel senso che notiamo da parte delle compagnie aeree una certa vivacità e una maggior confidenza rispetto al futuro. Venezia poi è considerato un bel aeroporto, una bella destinazione, per cui stiamo trattando con compagnie nuove destinazioni e alcune sono già in calendario. In particolare apriremo tra poco Tunisi con Tunisair. Abbiamo già aperto da un mese una serie di destinazioni sull'est Europa, Skopje, Tirana e Pristina, e questo sottolineerei questo aspetto perché negli anni passati Vienna è sempre stata un centro nevralgico per le destinazioni dell'est Europa. Un po' alla volta stiamo cercando di recuperare questo che era anche un ruolo storico a Venezia nei confronti delle destinazioni dell'est Europa, e quindi di permettere sia per turismo che per lavoro, permettere la possibilità di arrivare nei paesi dell'est Europa direttamente senza necessità di cambi. A proposito di nuove rotte, parliamo del volo diretto Venezia-Shanghai, argomento di grande attualità. A che punto si trova questo progetto? Questa è una spina nel fianco che con grande fatica stiamo lavorando. Devo dire che abbiamo avuto su questo obiettivo importante una grande collaborazione dalla provincia, dal comune, dalla regione, da tutte le istituzioni. Siamo stati a Shanghai con il sindaco Orsoni, l'assessore Pancera, altre autorità, il ministro Urso. Abbiamo avuto diversi aiuti. Eravamo quasi sul punto di chiudere e poi China Eastern ha scelto di iniziare l'operatività in Italia con Roma. Siamo comunque fiduciosi, perché i numeri sono dalla nostra parte, siamo fiduciosi che o China Eastern o altre compagnie che hanno manifestato interesse possano presto, e quando dico presto, 2011-2012, essere operative su Venezia. Quindi è un sogno che abbiamo nel cassetto, ma sono confidente che prima o poi raggiungeremo e realizzeremo anche questo sogno. Sappiamo che siete molto impegnati anche sul fronte accoglienza e collegamenti con la città, quindi tariffe controllate, termini garantiti e quant'altro. Ci spiega meglio questo punto? Questo è stato un punto sul quale noi siamo sempre stati attenti e abbiamo anche cercato con il comune di far sì che i nostri passeggeri possano avere delle tariffe certe nel passaggio da Venezia all'aeroporto e viceversa. Sappiamo che non è facile controllare, sappiamo il tema dei costi dei motoscafi, però direi che una certa regola l'abbiamo messa e mi pare che qualche risultato sia stato raggiunto. È un tema sul quale bisogna continuare a lavorare. Quale ritiene sia il livello dell'accoglienza dell'aeroporto lagunare? Lo considera su standard internazionali? C'è da lavorare ancora su questo tema? L'importante non è tanto quello che come lo considero io, ma come lo considerano i nostri passeggeri e direi coloro che sono coinvolti. E mi sembra che da questo punto di vista abbiamo degli ottimi feedback. In particolare ricordo che l'anno scorso il presidente dell'ENAC, che è l'ente che vigila sugli aeroporti, ha detto che Venezia è il miglior aeroporto italiano. Non è stato il solo giudizio di questo tipo. I nostri passeggeri sui quali
periodicamente facciamo delle analisi, delle inchieste, ci danno riscontri positivi e quindi anch'io, alla luce di tutto questo, sono certo che abbiamo degli standard internazionali e che non abbiamo nulla di invidiare a migliori aeroporti europei. Con la chiusura dell'aeroporto di Treviso nella prossima estate, i voli saranno dirottati interamente su Venezia. Riuscirà il Marco Polo a sostenere il traffico? Sarà una bella prova, perché indubbiamente significa portare nei 4 mesi in cui rimarrà chiuso l'aeroporto l'equivalente di un traffico annuo di 2 milioni di passeggeri in più rispetto a quelli che abbiamo oggi. È un lavoro sul quale stiamo già operando, un progetto sul quale stiamo lavorando con un team interfunzionale, stiamo facendo le varie analisi su come orientare al meglio i flussi e non sarà un lavoro facile, ripeto, però siamo sicuri che anche questa prova verrà superata e potremo anche qui beneficiare del sistema Venezia-Treviso e da un lato cercare di far avere pochi disagi ai nostri passeggeri e dall'altro permetterci di fare tutti quei miglioramenti sulla pista di Treviso che consentiranno anche all'aeroporto di Treviso atterraggi con scarsa visibilità.